Pomeriggio signori, buon pomeriggio a tutti, ciao Witch, ciao Sisa de Culo, ciao Alan, saluto anche Lilium che ha donato per la sfida della community e abbiamo superato il 25% dei punti raccolti, 150.171 punti, quindi mi raccomando donate ragazzi, buon giovedì 21, 21. Sì, 21, 21 gennaio 2021, brava Wish. Come state ragazzi? Tutto bene? Io oggi sto bene, non c'è nemmeno freddo come gli altri giorni, oggi c'è una bella giornata e devo essere sincero, si sta bene fuori, si sta veramente bene. Ma perché sono sparite le moto di qui? Perché succedono robe qui? Aspetta. Perché sono disabilitate? Bravo Fabio, probabilmente sono disabilitate da Capodanno, me ne sono accorto soltanto adesso. Le moto. Tra l'altro dovrò fare pure quello per i badge. Per i badge, che ci sono i nuovi badge, signori. In convalescenza. Ah, per fatto del dente, Alan. Ovviamente. Dai, dai. Sì, se tu vuoi essere... Tu vuoi essere bannato, si sa. Tu vuoi essere bannato. Tu vuoi essere bannato. Andiamo a vedere i badge nuovi, così ve li illustro. Ale ha fatto come al solito un buon lavoro. E abbiamo finalmente, dico finalmente, uniformato il canale. Non c'è più niente che non sia in tema con il canale. Quindi abbiamo le emote di Digimon, i badge di Digimon, quindi abbiamo abbandonato quelli di Overwatch, che comunque erano da quando sono diventato affiliato nel 2017, che avevo quei badge, quindi ci sta a cambiarli. E quindi vi faccio vedere totalmente i nuovi badge, andiamo. Che sono questi qua. E allora, ragazzi, come già comunque lo state vedendo, vedi della Digievoluzione? Assolutamente sì. Come avete capito, è la digievoluzione di Agumon. Lo dico con quello accanto perché quello, tanto al momento, ora ne parliamo pure di quello. È l'unica emote effettivamente rimasta vecchia, però poi lo voglio pure spiegare il perché. L'ha deciso Ale questo. Io la mia intenzione era di mettere i Digivice di vari colori. Dallo stemma base allo stemma di un anno. Ale ha avuto l'idea qualche mese fa. Dice Fabio, se tu vuoi cambiare i badge piuttosto dice, fai l'evoluzione di Agumon, visto che comunque è il Digimon partner di Tai. E quindi ho detto va bene. Appena poi c'è stata l'occasione l'abbiamo fatta. E lo ringrazio tantissimo Ale. Questi sono i badge. Questo è quello base Botamon, ovviamente. Poi per i 2 mesi di sub c'è Colomon, e quindi seguiamo lo stadio della Digievoluzione. Al terzo mese di sub c'è Agumon. Al 6 mesi di sub c'è Greymon. Al 9° mese di sub c'è Metal Greymon. E per un anno è l'ultimo che noi affiliati possiamo avere perché non ci degno di nuovi slot badge. C'è Wargreymon, che è comunque l'ultimo stadio di Digievoluzione. Ciao ci. Quindi cosa succede? Che se dovessero sbloccarci i badge, ma anche questo per 2 o 3 anni e basta, io non ho altro per seguire questo tema per andare oltre. Ma ci si lavora, ma non è il caso, perché Twitch non vuole né sbloccare i stemmi oltre l'anno né affiliati, e io ho la probabilità di diventare partner uguale a quella di un meteorite che colpisca esattamente la cabina elettrica di Sisa. Quindi non metteremo il doppio Agumon. No, sto pensando al massimo se dovessero sbloccare anche solo uno, il simbolo della Digi Pietra di Tai, o per dire, ci sono, o il Digi Uovo del Coraggio di Tai, ci sono le cose di Digimon legate al mio personaggio. Quindi questo è tutto. Quindi abbiamo visto quindi i nuovi badge. Ciao Nathan. Sì. Ora, una volta che ci siamo, visto che si parla del brand, vi diamo uno sguardo nuovamente veloce veloce alle emote. Come sapete, per il livello 1 è GG, Ride, il Rage, il saluto e il Love. Per il livello 2 il Look, e per il livello 3 fai Facepalm. Ok?
Questo già lo sapete. Invece, per i bit, per parlare giustamente con Sisa, andiamo a vedere com'è la situazione bit. Siete in 6, ciao Lina, siete in 6 ad aver superato i 1000 bit. E quindi significa che 6 di voi possono. Qui siamo in reparto Rikishimaru, perché l'ha disegnata Riki, tranne questo ovviamente. Quindi siete in 6, potete spammare Take Said. Chi ha donato 5000 bit è solo uno, ed è Moreno, che spamma il Take Rip. Capite che 10.000 bit sarà molto difficile arrivarci, ho lasciato il Take Igloo al momento. Ma se si dovesse, se si arrivi a sbloccare se qualcuno dovesse arrivare a 10.000, il Igloo va via e ricommissionerò a Ricky una nuova emote, che poi comunque si sbloccherebbe quella da 25. Perché questi qua, vi faccio vedere, sono tutti slot remoto. Tutti questi. Si sbloccano fino a 5 milioni di bit, ma capite che noi in Italia i milioni di bit, cioè già Moreno è pazzo che è arrivato a superare i 5.000, ma 5 milioni di bit non ci arriveremo mai, così come non arriveremo nessuno di noi probabilmente a sbloccare né i 10.000 né i 25.000, mai direi mai visto che si accumulano, però vedete 50, 75, 100, 200, 300, poi si va a 10.000, a 100.000, a 100.000, per poi iniziare a 1.025, 1.005, 1.075, 2.000, 2.500, 3, 3.500, 4, 4.500, 5. Non cioè, sono tutte emote che ovviamente non posso nemmeno mettere io, sono proprio bloccato. No, Alan, no, cioè, sapete meglio di me, i bit costano e non è. Cioè, a parte andare a fare tutte queste emote, per carità. Però il problema è. L'unica cosa è la cosa buona del bit. Che ti rimangono. Cioè, voi sei dei 1000 e Moreno che ha sia questa che questa. Anche se non sarà sub, non è sub, questa le può spammare. Questa è la cosa bella delle emote dei bit. Ce le hai, le spammerai a vita, a meno che non le tolgo io, ma le spammerai a vita, anche se non sei più sub del canale e anche se non mi segui più, cioè nel senso che quindi di conseguenza non mi vuoi supportare più. Ma tu questo traguardo l'hai raggiunto, di conseguenza continuerai ad utilizzarlo. Dico, quindi. Ripeto, il Take Igloo è rimasto perché era quella che veniva usata tanto quando era ai 1000 bit, mi sembra. L'ho voluta lasciare per ora come bonus. Con 1 milione di bit nei mod me la pago, sì. Ti prego, Alan, ti prego. Comunque, io spero che i badge vi piacciono. Mi sono piaciuti molto. Ripeto, forse l'unica cosa, ora spero notando che quando lo stesso. Scrivendo non si notano, cioè si notano, nel senso non noto particolari problemi. Poi io sono con la chat colori chiari, quindi però dico Greymon lo vedo bene, anche il mio, anche quello di Nathan è stemma di un anno, quindi come me, quindi lo si vede. Bisogna vedere come si vede il nono mese di sub. Io con Ale avevamo un po' di no problemi, nel senso. Vediamo un pochettino, dobbiamo studiare un po', però Metagreymon è Metagreymon, tanto è 9 mesi, 9. Rimane per 3 mesi questo badge, perché poi passi a un anno. Quindi alla fine si vedono bene. Forse Botamon anche da scuro, che lui è il colore predominante nero, ho notato che bene o male si riesce a notare bene. Quindi Ale ha fatto un buon lavoro. Questi li lascio, non ho voglia di caricare stemmi per tier 2 e tier 3, perché tanto non ci saranno mai. C'è stato Nathan a fare la tier 3 una volta, ma non pazzo. Questi rimangono così. Detto questo, signori, io ho perso tempo per potermi evitare questo gioco, però purtroppo devo farlo. Questo gioco mi è stato regalato da Moreno, c'è cioè Tourist Bus Simulator ed è successo. Tutti i miei stemmi sono tirati. Il cazzo, Nathan. Il cazzo. Tourist Bus Simulator. Oddio, cosa sta facendo? Perché sta installando ancora un'altra cosa? Comunque, spero che vi siano piaciuti. A me sono piaciuti e abbiamo finito i lavori. Perché non. Queste emote non le cambierò. I badge non li cambierò. E praticamente potrebbe. Il bonale lo utilizzerò se devo. Non lo so, non ho più nessun. Potrebbe
Se io tra 2 anni, per dire, sono ancora qui a stremare e Ale è ancora, come dire, è ancora disponibile a disegnare per ricambiare magari badge tra 2 anni, ma non credo di diventare partner, appunto, di sbloccare altri 5 slot e motto subito. Quindi penso di aver finito totalmente il rebrand del canale. Sono contento, finalmente, dopo 2 anni, PewDiePie, no. Finalmente sto canale ha un'identità con i mod, badge, logo e tutto l'ambaradan. Garantizzami questo. Il massimo una cosa che vorrei fare, l'ho detto, non adesso perché ripeto, non ho la disponibilità economica che devo farmi il computer nuovo, ma quando mi farò il PC nuovo, fargli fare gli alert. Sì, sa, io penso, ti pare una cosa di questo genere, ci ho pensato, fare delle immagini per gli alert piuttosto che usare le GIF, ma non è la mia priorità però. Va bene, cioè, non è una mia priorità. Al massimo una cosa che dovrò fare è cambiare la grafica del canale. Questa qui di Ricky ha già 2 anni che la uso, questo è stato il secondo Natale, quindi si va per il terzo anno. E vorrei a sto punto farla anche a tema Digimon, visto che comunque il brand è quello. Non ho idee su come farla, non so minimamente come strutturarla. E ripeto, non ho i soldi al momento per poterla fare, però voglio effettivamente dare anche un cambio alla grafica, ok? Vedremo poi, soprattutto chi dovrà farla. Perché io al momento, lo sapete, sto tentando di utilizzare tutti i miei amici che fanno grafica. Quindi Ale farà sempre, fino a quando vorrà lui, fino a quando mi darà la disponibilità, Ale farà sempre emote beige. Ok? A Ricky io ho fatto fare la grafica e l'emote dei beat. E quindi se devo rifare la grafica e il logo Ale anche se devo far rifare la grafica del canale utilizzerei un altro a Gege magari mi faccio fare lo starting soon eccetera a Gege. Vediamo ho un'idea a chi chiedere però ripeto non adesso ragazzi non ho i soldi cioè rifarò con calma a PC finito quando vedo che budget mi rimane se mi rimane un budget e me lo dedico anche a brandizzare la grafica del canale. Ma ti pare, hai il mic che ogni minuto che non. No, non c'entra niente. Il microfono penso di sistemare anche se si è rotto il trasformatore. Poi ve lo dico come un budget. Allora, ci siamo, ragazzi. Tourist Bus Simulator. Cos'è sto gioco? Una merda. Io l'ho provato. Ero su Discord. Non oggi. L'ho provato un paio di settimane fa. Sì, però ci sono altre priorità. La grafica però va benissimo, quindi non andrei a cambiarla. Però ripeto, è una mia intenzione cambiarla. L'ho provato su Discord una volta. C'era un certo Cesar Italica 96 a guardarmi. E sono successe robe che mi fanno avere paura a giocare a sto gioco. Vediamo un pochettino. Cosa giochiamo? Economia, progresso, gestione e sfida. Programmi, gioco libero, tenere personalizzato, controllo meteo. Non lo so, che modalità scelgo? Economia, progresso, gestione speed. Forse farei la prima. Perché è economia, progresso. Qui è invece un gioco libero. Cesar, che cosa ho fatto l'altra volta? Cosa avevo fatto l'ultima volta per il test? Programmi, gioco libero, itinerari personalizzati e controllo meteo? A posto siamo, si sa, cioè, mica, non ti rotti un cazzo. Ecco. Facciamo economia, dai, fanculo. No? Dio santo. La musica, dov'è? No, forse c'è copyright, ok.
la lasciamo stare senza musica. Indietro, nuova partita. Sì, figura. Sì, questo è casino, ecco. Proprio questo. Una moneta foto per me. No. No. Nel caso in cui uno dei tuoi dispositivi come Wi-Fi o Animal Crossing si rompa, potrai semplicemente spegnerlo fino a quando. Animal Crossing. Dio santo. Cos'è? Indagine ad alta quota! Meglio che precipita! No! Così non si lo. No, non c'è scritto nulla, si sa, quindi non sta correndo niente, vai tranquillo. Atterraggio perfetto, si sono salvati tutto. Scusate, vedo troppo indagine ad alta quota. Ecco, cosa ha coperto? Bello! Che cazzo di. Cioè, si fa un gioco. Ok. Ok. Quale Starbucks? Spiffero! Questo vedresti a Natale se non avessi Quale avuto le Starbucks carte si dopo chiama almeno Gamebucks 25 anni fa. Coffee? Allora, eh? Allora, qui c'è un problema. È maschio? O no? Ok. Oddio santo. Guarda, tra i meno peggio, questo non so cosa stia guardando, questo. Non capisco, riprendo questo, lo stesso che avevo preso in. Che vuol dire saltatempo? Conferma, eh! Nome giocatore. Molly! Molly! Ma arrivi così a gamba tesa! 4 come i peni di due koala. Ah, 4 come i peni di due koala. Grazie Molly per i 4 peni di. Ehi, 4 mesi di sabato, gentilissimo. Sono sempre detto da. Ciao Paolo. Ciao, scusa, non te l'ho detto Paolo, scusami. Ero intento a guardare queste cose qua. Grazie Molly. Ciao Paolo, ciao Molly, come state? Grazie mille per i 4 mesi di sabato. Passatemi questo. Va bene, grazie. Allora, personalizza e controlla. Via spegnimento semplice del motore. No, realistico facciamo. Perché io sono cattivo. No, aspetta. Guida semplificata, controllo semplice, controllo le porte. No. Climatizzatore semplice. Fate adesso. Accesso semplice, luci da lettura e toilette. No, teggi cristalli semplici. Oddio. No, no, voglio solo la guida semplificata, ti prego. Ciao, Cost. Hai visto c'è? Lascia l'aeroporto e sali in macchina! Va bene! Ho letto Molly oggi, ti ho letto, dai, coraggio, butta una granata a frammentazione e tutto si risolve. Dio santo, quanto cammino lento, raga! Aspetta, dov'è? Di là, ok. Ok, adesso cammino. No, no, un ufficio questo. Ah, questo lo udio, questo lo. Dica! Va bene? Non ho mutato il microfono di qua, ma ho mutato il TS, bravo Fabio. Vabbè, comunque non è successo nulla, è stato mio padre. Ho mutato TeamSpeak invece del microfono della live, va bene, Alan? Sound muted. Non Sound so resumed. perché. Così, a capo. Perché io sono su TeamSpeak che non c'è nessuno poi? Vabbè. Sto dicendo, questa è una foto che dice che odia Luke. Andiamo a vedere. Da dove si esce? Da qua. Ma. La porta è là.
Ma non, la porta è aperta, perché fai il suono della porta? Vabbè, fammi vedere di qua invece. Ok. Ah, adesso si è chiusa. Sono tutti croissant, tutti in canotta. Dio. Ok, bel gioco questo. Io andrei dritto dritto su The Banner of Fire, sacco piuttosto. Ci passo, so. No, no, no. Oddio, ma sacco tra quella. Ma c'è delle fisiche sto gioco, eh? Fai sentire. No, allora, tranquillo. Entra nel veicolo con C. Con C. Ok. Guida fino alla tua compagnia. Avvia il motore con E. Aspetta, tolgo la grafica, adesso devo toglierla. Ok. Avvia con. È arrivato Moreno. Ciao Ale. Ciao Moreno. Adesso un bel beige. Con la E. Accelera con su. W. O asse grilletto destro del gamepad che non ho connesso. Frena con giù. S. Ok, con giù S. Ma non ha senso che si attivi il. Non ha senso che si attivi il freno a mano. Buon lavoro, Moreno. Dio santo che inguidabilità. Non lo so, sì, se non voglio. Aspetta, qui c'è un problema. Ma non frena mai nella vita sto coso. L'ho spenta! Aspetta. La rotatoria. Devo ruotare. Dio santo. Aeroporto del Rosario Moro Booster. L'auto si guida da sola e sicuramente una testa, esatto. Non frena, non frena. No, Dio santo. Perché sto giocando a sto gioco di 30 fps sta facendo? Che cazzo? 41 fps. Nemmeno a 60 fps gira sto gioco di me. Cos'è il matogallo? L'ho superato, si sa. L'altra volta non sono arrivato qua. Specchietti. No, aspetta, ci posso cadere ancora. Specchietti. Specchietti retrovisori. Dio santo! Ciao Felix! No, al momento è un'auto, Felix, quindi. Disco. Sì, Ale. La resa visiva non è male. Frisco! Dai. Tamponato. Aspetta. Guidami il cazzo, Costantino. Devo parcheggiare, no? Guarda, aspetta, devo andare qua. Quindi facciamo questo. Accendi la luce con L. Ma come esco? Come esco dall'auto? Ah no, devo arrivare fino a là tecnicamente, aspetta. Vediamo. Dove? Ma no, non devo arrivare lì, quello. Cos'è? Ristorante Tabernal. Che? Cazzo di compagnia che finisce? Dove sto andando? Parcheggia nel cortile. E usci. Parcheggia da veicolo e usci. No, parcheggia nel cortile e usci dal veicolo! Usci!
Aspetta, mi drogo per questo giorno. Mi raccomando, ragazzi, la mattina dovete uscire. Allora, parcheggia nel cortile. Dimmi cosa intendi tu per cortile. Perché non so dove sia un cortile qua. Ok. Là. Qua. Che cazzo di macchine hanno questa azienda di auto? Cagt, sì, è proprio una cagata. È cagt di gioco. Ok. Come esco? Come usco dal veicolo? Si sa. Ti ricordi come si usa? Sì, molle. No! Sì, se ti ricordi come si usca da veicolo? Sì, con la C era. Grazie, Ana. Nome della compagnia. No? È la mia compagnia. No, praticamente... Stai calmo, Felix, eh? Guarda quanti Potamon ci sono in chat. Sai, meglio Express, perché chiamarla Vasar Enterprise mi sembra troppo. No, io non sto calmo, ok. Vasari Express. La compagnia, ok. Entra nel tuo ufficio, va bene. Che bellina sta cosa. Fai bene, fai. Questo è il mio ufficio. Che cazzo di coso è sto? Perché? Ufficio. Il primo, vai al computer per acquistare il tuo primo autobus. Ok. Block coffee, coffee light, caffè cappuccino, caffè mocha, French vanilla, hot chocolate, hot chocolate. Ok. Qui c'è lo stagista, acqua. Che bello. Perché? Buongiorno. Incola lero taraiero. Va bene. Non è questo, lo so, fammi vedere cosa sto guardando, sto esplorando. Le 8 meno un quarto. Ah, bellino. Ah, qui ci sono le statistiche. Ok. 200% di batteria, dico 200.000 euro di budget. Martedì 1 giugno 2021. Non proprio. Alle 7.43 del mattino. Sei giusto l'orologio. Ora, mi spieghi perché qui lampeggia tutto. Ordini. Veicoli. Contratti. Calendario, programma, inventario, scusami, acqua, limonata, cola, bene, router, variazione dei freni, cinghie trapezoidali, cinghie trapezoidali, climatizzatori, vabbè, router per la connessione wireless sugli auto. Allora, siediti al computer, ok. Ok, come mi siedo al computer?
veicoli. Clicca su questo pulsante per aprire il mercato dei veicoli usati. Puoi scegliere uno dei veicoli disponibili. Verranno mostrati i dettagli e l'opzione di acquisto. Clicca e tieni premuto il pulsante compra fino a quando non hai acquistato il veicolo. Il veicolo apparirà nell'elenco della flotta. Ok. Ah, ok. Veicoli usati. Andiamo a vedere. Con il nostro budget. Con quanto tempo? Nuovi veicoli. Ah, possiamo pure comprare un nuovo veicolo. Però se ne va il... Tutte budget praticamente. Ah, addirittura. Invece io direi di andarcene con un buon veicolo usato, come giusto che sia. Tutte le grandi compagnie partono da veicoli usati, perché non è che abbiamo tutti questi soldi. Io andrei per quello che ha uno status un po' più alto degli altri. Tra l'altro questo qua, perché ha 68.700? Allora, cambio olio a 6.000 km, a 3.809 km. Cambio condizione di forchia, condizione di veicolo, pallone che... Come ti puoi consegna 6 giorni? Come torna indietro? Componenti, sì. Posso... ok. Però dovrebbe farmi vedere gli interni. Vabbè, facciamo così, dai. Prendiamoci quello a... questo qua, che costa 68.000. Non dico quello da 66, che ha uno status del 75%. Poi le poste me lo perdono. Un casino, eh. Un casino, dai. Prendiamo questo qua da... abbiamo detto 68. Compro. Oddio, aspetta. Aspetta, ecco perché. Il cambio della cinghia tra pezzo di tale già si deve già fare. No, non voglio avere a che fare con dei trapezoidi io. Proviamo questo. Minchia, va bene. Devo cambiare la cinghia. Ma se posso non cambiare nulla, magari già all'inizio, sarebbe anche cosa buona. È giusto. Minchia. Che schifo di auto. Dov'era quello che abbiamo visto che alla fine... Vabbè, dai, prendiamo questo e gli cambiamo la cinghia tra pezzo di tale qua. Ritira il tuo veicolo 7 dal porto. Ma non posso aspettare tutto sto tempo! E mo? Vai all'orologio da parete per aprire il calendario. Ok. Dio santo. Clicca su questo pulsante per saltare fino al prossimo appuntamento. Ah, ok, in questo caso il tempo salta al giorno del ritiro. Nell'alternativa puoi anche cliccare su un giorno del calendario per far avanzare il tempo. Ok. No, no, facciamo così. Facciamo così, Witch. Perché guida fino al porto di Pue... al porto... Perché porto? Al porto di Puerto del Rosario per prendere l'autobus. Ok. Poi ordiniamo. Facciamo tutto come ci dice il gioco. Quindi devo prendere la macchina. Devo per forza guidare... Ma che merda! Guarda come ho parcheggiato bene 7 giorni fa. Ah, questa è l'auto di servizio della, del club di automobile General Canario. Vabbè. Ma tanto, tanto sempre, anche se ci metto... Ah, tu dici che avevi saltato, vabbè. Hai visto che si... abbiamo visto che si può saltare i giorni, quindi non è un problema. Puttana! Pallo, cioè. E si va. Guidando malissimo. Non frena mai nella vita, mai, mai. Raga, un'accelerazione di merda. Usciamo dal matoral. Via, non c'è la musica, ripeto, ma preferisco togliere che non so se ha copyright. Se... Giro!
puttana. Ok, intanto sono volato giù. È inguidabile, insomma. Ho paura con gli autobus adesso. Poi sto giocando con mouse e tastiera. Ma che rotatoria? Perché mi fai rifare la strada? Perché mi fai... Dio santo! Che guidabilità del culo che ha! Veramente una guidabilità del culo. Ho una luce che non mi fa manco... No, di qua dobbiamo andare, ok. Si capisce un... Sono proprio curioso di andare a vedere il suo autobus. Le divieto, quindi si va per forza di qua. C'è bisogno di fare tutto questo. La precedenza è per le pussi. Via. Ragazzi, sto decollando. Quanto veloce. Cristiano Ronaldo. Che salita. Aspetta, ci sono dei lavori. Sì, poi è un casino, le 88. Perché mi fa girare lì? Allora, io qui non sto capendo adesso. Guarda. Guarda che devo fare. Arrivare qua. Girare. 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 E fammi ritornare esattamente dove... Dalla stessa strada di prima. Ma siamo ricoglioniti, scusami. Ma io non ho capito. La Madonna Santa. Ok, ci sono. Perché? Perché sto giocando? Perché sto giocando sto gioco? Perché? Come cazzo faccio? Perché sto giocando a sto gioco? Non ve regalo un cazzo! Maledetto Moreno! Vediamo se riesco a uscire adesso. Ah, se fammi vedere. Ah! Dai, non male. Forse riesco. Nondo. Non riuscirò mai a riuscire adesso da qua. Devo andarci a piedi quindi, sei di... Ma quella è un'erba clippatissima. Ok. E quindi? Ok. Ok. Raga. Cazzo di rumore. No, c'è un problema. Ma come fa? Andiamo a piedi. Quanto manca? Infatti vi devo capire perché. Sì, l'allero. Come faccio ad arrivare lì a piedi adesso?
Se sta casa. Ragazzi, dai! Come faccio adesso? Aia! No! Ciao Lobby! Mo? Vabbè, andiamo a piedi, sono rotto i coglioni. Beh, che dire ragazzi. Grazie per avermi regalato questo gioco. Veramente bello. È veramente bello. Come stai, Lobby? Riesco a inculare qualcosa. Tanto dobbiamo andare a prendere. Dobbiamo prendere. Game of the Year, un cazzo. Ok. Quale rumore. Io sto passando attraverso la natura. Ok. Tranquillamente. Però io sono passato di qua. Perché mi hai fatto salire fino a su per fare la rotatoria e poi farmi ritornare da questa strada? Il gioco del 2000 Game of the Year sarà Super Seducer. Si sa, non dire stronzate. Fammi vedere una cosa. Ok. Ma invece. Raga, mi si è clippato! Mi si è clippato il personaggio! Non è possibile quello che sto guardando! Cioè, a parte che si sta allontanando... Gigio? Ma ricarico cosa? La minchia! Non posso caricare! Carica e salva! Carica! Proviamo qua! Porca troia, che gioco di merda! Se vuoi invertire la marcia non dimenticare di saltare la marcia in folle. Ma no no. Grazie. Grazie, ripeto, grazie. Meno male se si è autosalvato qua. Allora, ora facciamo un mio però. Gigio, queste cose qui funzionano a cazzo, funzionano. Mi devo capire perché sto giocando sti giochi. Allora. Forse prima avevo proprio sbagliato sta. Va bene. E niente. Allora, la guidabilità di, una, di un criceto che gira su una ruota. Ok, rotatoria. Prima forse ho sbagliato qua, ecco. Dio. Dio! Dio! Madonna! Ma vaffanculo, va, eh? Ah, di qua si va! Qui c'è una strada! Io prima ho sbagliato! Ok! Cosa superi? Guidami il cazzo in ondo.
vai a cagare, sono stato ripreso mentre acceleravo troppo. Ma tua mamma è stata ripresa mentre accelerava troppo. Ma non cambio in Fall Guys, tanto stiamo, ma già siamo un'ora di live, posso pure chiudere. Sì? Io non ho parole. Che... Non sto accelerando, eh. Fa tutto lui. Che sta succedendo, sì. Però io lo dico io che sta succedendo. Che cazzo succede? Buongiorno. No, ci sta succedendo che... Ok. Sto gioco una merda. Chi è? La spiaggia, ok. C'è bisogno. È arrivato l'autobus, andiamo a prenderlo. Ma soprattutto... Ok. Chi andrà a prendere la mia macchina, questa macchina che io lascio qua? Non è che è solo Closet che vi porta giochi brutti. Ok. Frecciami pure. Ma c'hanno delle scimmie più che... Sto traliccio qua, è veramente necessario. Eccolo! Switch... Switch e broch, switch e broch. E che bello. Dov'è sarà guidabile come un... Giorno. Cosa fa, signori? Ma! Ma! Quella, allora, a parte le mani clippate di quello... Signorina? Non va più avanti di qua, okay. Che casino! Come entro? Ah, ma non devo... Scusa, ah, forse c'ho pure... ho il parcheggio dove parcheggiare, scusa. Che mi dice ancora guida? Ma cammina però! Ah, apri e chiudi, no, okay. No, ce l'abbiamo fatta. Giorno. Ma che bello. Apri e chiudi il bagagliaio con il tasto sinistro del mouse. Non è possibile questo? No? Da dentro no. Ok, qui apro la porta. Bravo, sì. Ok, io direi che possiamo andare. Sì. Achievement sbloccato. Lascia la tua auto e riporta il bus. E riporta. Passo e porta. Scusate, devo soffiarmi il naso perché mi sta letteralmente colando di continuo. Attiva display di destinazione con Z. Dov'è? Fuera de servizio! No! Che schifo! Ok. Vabbè, fuori servizio. Non credo, ci sta. Però fammi vedere una cosa. Dov'è sto display? Qua. Ah, qua. Vediamo fuori. Ok, potevano tradurlo in un italiano stentato come fanno tutti i giochi normali. Avvia accensione con... Avvia accensione con... Avvia motore, tendo premuto, Sbagliato. La musica, no, non la voglio. Dov'è?
Come premo i pulsanti io? Accendi il climatizzatore con quante cose? Ma fa sto rumore. Chiudi porta anteriore con F9. Ma che stiamo scherzando? Quindi F10 chiude la porta. Esatto. Che non vedo mai dalla mia vita. Non voglio la musica. Non voglio la musica. Vabbè, la musica non sarà copyrightata. Ma postazione audio. Ma l'ho tolta la musica. Effetto ambiente questo. Motore. Frecce. Mettere un po' più alte le frecce. Infatti non so come cazzo si attiva. Segnale avviso retarder. ABS. Intelligenza artificiale traffico. Annuncio. Ambiente 100. Ma che 5.1? Mio cazzo 5.1. Non c'è l'autoradio! Non voglio l'autoradio! Non voglio l'autoradio! Vabbè. Puttana! Guarda se attiva la terra! Senti che portello! Allora, fatemi vedere una cosa. Impostazioni... controlli. Alza volume radio. Numero più. Numero più. Scusami. Non posso mutare TS di continuo per abbassare il volume dell'autoradio. Eccola. Ma non posso. Ok, lasciamolo così con TS mutato. Cioè dai, che due coglioni. Il tasto più e meno del tastiero numerico non servono una beata minchia. Ok. Non è possibile che mi mettono i comandi alza il volume della radio nel più e nel meno dove io ho i comandi di mutarmi e smutarmi da T-Speak. Non è possibile. Non si può. Ma rimappati il cazzo, Costantino. Perché non so gli altri comandi. Non posso mettermi a mappare le cose in live. Tra l'altro è la prima e l'ultima volta che vedete sto gioco di merda in live. No, su F9 apre e chiudi le porte, non posso. F9. Con le scimmie a posto dei gabbiani, sta paese di merda lì. Sì, tutto si può fare, Rikishimaru. Rikishimaru, scusi, cosa di? Non lo faccio. Non lo faccio. Bellissimo, sì. Le frecce! No! Non fa mai sto rumore quando accendo. Ma perché non posso zoomare e usare i comandi come cristi normali? Cioè, boost simulator 18 puoi fare. Che cazzo serve fare? Niente! Tra l'altro l'autoradio è effettivamente una... della... ok. Le conosco. Niente, Gianfi, tutto tranquillo. Il cronotachigrafo. Il display è là sopra. Ok, abbiamo detto con la Z, no? Ok. Però non capisco dov'è il comando... Chi se ne frega, via. Ciao, Lilio.
Cristina D'Avena! Come giro qua io? Stai fermo, ma è troppo grosso! Non vedo i specchietti, urlolè! Ma non ci sono specchietti giusti! Devo cappottare, perché... Cristo Dio! Cristo Dio! Che cazzo ho fatto? Cosa cazzo sto... Ho tamponato un palo, ok, ma c'è stato... Fammi vedere. No, aspettaci. Che cazzo... Ma... E il danno dov'è? Cioè, non ce n'è danno al lato. F9. Sì, sì, ridete, tanto appena arrivo in compagnia chiudo e mai ve lo disinstallo. È inguidabile sto coso. Porca puttana! Come f... Non ci è arrivato a girare! Le frecce come si accendono! Ma non posso passare con un autobus così dentro una strada così stretta! Gianfi, sai dove sono? Sotto casa tua a picchiarti. Ok. Ok. Perché sento fare tutto? Che cazzo di strada! Non ho gli specchietti retrovisori, cioè non posso... Non riesco ad aiutarmi con la visuale dell'ingombranza. Chi è? Palestra. Scoperto. Dio santo. Quanta velocità. Quanta velocità. Si esce. C'è il limite di 60. Bartolini! Che cazzo di sei? Il gioco della sfida è peggio. Assolutamente sì. Suoni imbarazzanti. Cioè, Busto Simulator 18 è molto più realistico. Tanto io devo portarlo qua. Come cazzo? Parcheggia nel cortile e usci dal veicolo.
lascio qua. Che cazzo. Ok. Sì, metti la marcia in folle col pene. No? No, non l'ho spento il coso qua, aspetta. Metti la marcia in folle, ma non... Vabbè, fatto. Andiamo. Andiamo, se no. No? Non riesco a chiuderlo. Ah. Tanto un autobus che esiste veramente, eh. Non lascia aperto Gianfri, guarda dove cazzo ho l'ufficio. Si inculano pure le mutande. Io ho fatto la... Ma quella è la mia auto? Questa è l'auto che ho lasciato al porto. Va bene? Però fanno la differenziata, guarda che bravo. Rottweiler. Umido. La mia sanità mentale, si sa. Vai al fax! Per te... Il fax, amici ascoltatori. È il gioco di Lyok questo. Il fax. Vai al fax! Sì! Vai al fax! Oddio. Sto perdendo la salute nel fare sto gioco. Fatemi salvare. Sa mai Dio, devo ripiziare da capo, ok? Cioè... E allora... Scusate. Scegli nome di salvataggio. Eh? Ma andiamo al fax! Dove è il ferro? Sì, come su Rust che il telefono lo riciclo. Dov'è il fax qua? Questo è un fax. Clicca su questo pulsante e vedere gli ordini disponibili. Per clicca su un ordine per confermarlo. Puoi trovare gli ordini accettati cliccando su questo pulsante. Ok. Quindi, nuovi ordini. Abbiamo un... Però fammi fare una cosa prima. Inventario. Cinghia tappezzo idali. Come ordino una cinghia tappezzo idali? Veicoli. Come non è disponibile? Non posso partire con la cinghia tappezzo idale. Non tappezzo idalata. Vabbè, niente, dobbiamo fare così. Viaggio corto, linea 11. Aeroporto El Matoral. Viaggio corto, 10 minuti. 500 euro. Ma col cazzo che mi sposto per 500 euro? L'8 giugno alle 10 del mattino. Si può fare. Servizio in navetta e gente, tu dici: no, no, questo è un viaggio. Ok. Ed è giorno 8. Noi siamo il... Ok, appunto. All'indomani. Saltiamo 24 ore. Sali sul tuo autobus. Ok. Che cazzo è il musifone? È secco, che cazzo è? La porta? La porta? Che cazzo di porta è? Perché mi faccio domande su sto gioco ora? Perché?
Ok. 11. E quindi? Di solito i display poi dovrebbero scorrere. Questo no? No. Bene. Ricky? Che cazzo dici? Come? Veramente, Rick, dai, che palle. Minchia, io sto sempre... ho sempre il terrore di perdere il portafoglio. Infatti ce l'ho sempre dentro la borsetta. Come faccio a manovrare? La porca... Ma dove... Sbattuto, scusa. Voglio capire dove... No, la mia macchina è là. Ma dovrebbe essere tutto... Aspetta, facciamo così. Sarà una manovra complessa, no? Aspetta, forse ho capito. Palo! L'hai trovato, Ricky, che palle, Ricky. Che cazzo di manovra. Palo! Nel bagno, quindi, Ricky. Solo quella. Per te è complesso andarla a fare. Minchia, 20 anni. Dio, la prossima volta ricordatevi il parcheggio alloggia girato, eh. Si è fermo con la visuale. Lo spazio che fa? Cazzo, la minchia. Cazzo, la patente, la carta d'identità. Sono in ritardo solo se uscita dal parcheggio perché sti stronzi qua non si muovono. Ma allora? Aspetta un momento. Non mi dire che... Ok. Freno, tocca due volte e freno... Ok. Terzo, cambia visuale. Freccia destra, X e Y. Che... Come faccio a fare X e Y? Vabbè. Quante... Qui non ci sono più tasti. Qui ci sono manco più tasti. Il clacson con l'H. Thank you.
Ma stiamo scherzando, stiamo? Ho sbagliato, ho premuto F10, ho aperto quella dietro. Cammina! Che cazzo stiamo facendo qua? Animale di merda, ma allora? Tutti fermi! Tutti! Minchia, ora ci va, porca di quella puttana, gioco di merda del cazzo! Posso andare indietro io? Sì, ok. Ci penso io a sti figli della bagaglia. F10! Allora voglio vedere la telecamera. Ok, quindi la telecamera per male è veritiera. Ma tu sei una sorella. Ok, mi sono sfogato, scusate, ho fatto prima andare intorno subito che a mutare il microfono, ok? Ma... è sparita la macchina davanti! Non posso giocare! Dai, mi è sparita davanti letteralmente. Non è possibile però, dai, raga, c'è un limite alla decenza umana nei giochi, va bene? Vieni sta cazzo di Audi. Ma è sparita anche quella! Puttana! Felix, cosa è successo? Cosa sto guardando? Quelle sono dentro. Ero flippati tutte e due. F9. C'è il cazzo. Non sono mai salito tutta sta gente però. Ciao Costantin.
parole. Dovresti fare da te? Perché sto zoom qua? 20 fps sta girando sto gioco di merda. Non mi sto bene. Hai visto adesso i nuovi badge? Sì, l'ho presentati. Ti devo bannare, rossa. Aspetta. Ok. Abbiamo sistemato l'equilibrio giusto della di sanità di questa là. Non va, ragazze. Dio! Dio! Cristiano! Ma quanto è governabile sto coso! Faccio finta di non aver letto la cagata che hai scritto. Ma... le frecce sono impossibili da mettere. Ma state offendendo Ale, ragazzi. Non state offendendo me. Non ho gli specchietti, non c'ho nulla. Posso, che bello, posso saltare giù io. La porca. Non è mai vero, però bene. Di qua devo andare. Vabbè. Silenzio. Guarda, grazie a Dio hanno votato solo in due. Sta cagata. Tra l'altro io non vedo cosa fate perché c'ho il coso della sfida dei bit, dei punti canale là. La sfida di City Skyline buggata io. Anzi, visto che devo andare da sbago. Ah, busso, che fa proprio questo da me. Ah, l'ho capito, Fer. Dio. Oh, era perennemente frenato. Ma porca puttana, oh. Cioè, aspetta, che cazzo è sta luce che fa vai via? Non frena mai. No. Attiamo. È impensabile tutta sta. Hola. Che hai? Raga, non è. No! Droga! Guardate se sto qua sotto. No, non c'è nessuno. Quale velocità, non è bello mai nella... F9. Fatemi vedere una cosa, aspetta. Ok, fate togliere sto bug di un'ora di City Skyline e me l'ha rimasto. Una gicetta so io dopo. Uscirò da qua ovviamente.
in comunità andiamo. Quella la faremo, Felix, quando con i controlli andremo tutti a San Patrignano. Quindi, se... cos'è? Ma una cosa Sì, mi si era buggato. No, mi sei... siccome a inizio live siamo arrivati al 25%, è spuntato come sai, come se fosse un hype train o una sfida punti, che è spuntato la scritta scorrevole ed è rimasto poi lì i punti di City Skyline. Dimmi di che cosa c'è? Non eravamo rimasti che andiamo tutti a San Patrignano, primo raduno di Contolè. Sì, ci sono i nuovi badge. Nuovi badge ci sono. Dio santo. Sì, scusami, cazzo. Frena, frena, frena. Frena, frena. Frena, frena. Dovevi mettere il retarder? Raga, sto sudando nel fare sto gioco, io ve lo dico. Sto letteralmente sudando. Sto cadendo giù! Cristo Dio, non frena... No, qua è! Voi non avete visto nulla. Dio, 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 frena, 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 frena. È pesantissimo, è pesantissimo. Vogliamo vedere, Luigi. Cazzo è? Perché si è fermato 20 anni prima? Se ti muovi adesso giuro che ti inculo. È di una... mi dà una sensazione di pesantezza che voi non avete nemmeno idea. Qua mi devo fermare. E poi la gente non è scesa in aeroporto. Perché là, dovete spiegare una cosa. Io mi sono dato, ero dall'altro lato, siamo partiti prendendo la gente, ok, che è rimasta fino in aeroporto seduta, accavallandosi altra gente per riportarla qua. Non c'è la, non c'è stata l'animazione della discesa. Ma tutti si è solo dalla stessa sedia. No, basta, io me ne vado. Ma quella vacca. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Continuano ad alzarsi da una sedia vuota adesso. Minchia, quanto è vero, Dio, voglio vedere. Mi viene da piangere, ragazzi. Io sto ridendo, ma per non piangere. Ma vaffanculo, vai, tutte... vaffanculo. Thank you.
giusto. Io sono contento che vi sta piacendo, guarda. Sono veramente, veramente contento di stare. Non frena, non sta frenando mai. Ma ci vaffanculo, si sa, non giro un cazzo. Non giro. Il primo di entra nel tuo. Ma vai, fanculo tu. Un par di ciufoli. Questo chiudi sta minchia di porta. Abbiamo inventato il nostro panettone 100 anni fa. Fanculo. Ciao Fore, grazie per lo. Cazzo è sto primo incoglionito che viene assunto qua. Ok. Trovo insopportabile la tua mancanza di fede. Dipendenti. Che cazzo, questo pulsante per aprire il mercato del lavoro. Poi clicca su un candidato dell'elenco. Ciao, in onda, buon lavoro. Puoi negoziare lo stipendio mensile. Ah, fai attenzione, non offrire uno stipendio troppo basso, altrimenti il candidato declinerà e non sarà più disponibile. Veramente, Eros. Clicca per assumere il candidato. Conferma per assumere il candidato. Ok. Vediamo un po'. La porta si è chiusa sola, no? Mercato del lavoro. Cambiati i badge dei sub, forse. Alena Haupt, 27 anni, autista. 4 su 100. 60... Che affidabilità? 62 su 100. Alcuni candidati possono essere assunti solo se offri loro un appartamento per trasferirsi. E vabbè, adesso. Non esageri. 7 su 100, non so cosa sia. 1150 euro. 22 anni. Poi cosa ha 22? Asterischi. 22 asterischi. Mi è venuto... Mi è salito il freddo addosso. Sarà sopra Super Mario, esatto. Leopold Bruckner. Affidabilità 99.6 su 100. Fatta, 1100 euro vuole. Fatta, 22 anni. Ottimo. Esperienza zero. Guarda. Guarda. Sono giusto per romperti le balle. Ah! Ci metto sbloccato. È semplicemente a calendario e salta al giorno successivo. Guarda, io salterei totalmente il gioco. È bello di vendere. Perché è buio? Ok, giorno successivo ho detto. Il tuo nuovo dipendente è arrivato ed è ora disponibile. Ottieni un nuovo ordine. No. Sono le 7 del mattino. Non è vero mai che ci sono gente in ufficio. Lo devi dire sempre questo coso. Ah, di nuovo, questo l'abbiamo fatto, scusami. E infatti. No, non abbiamo fallito. Ah, un altro uguale? Perfetto. Ok. Vai alla bacheca per aprire il programma. Ok. Nel programma è possibile gestire gli itinerari. Cliccando sulla voce ti verrà mostrato l'itinerario sulla mappa. All'entrata clicca sul pulsante nel campo a destra per assegnare conducente e veicolo. Ok, ora scegli il tuo nuovo dipendente e il tuo veicolo. Ok. Allora. Seleziono. Qua. Giorgio Vasari. Livello 1. Ah, è livello 7 alla fine. Dai, ho abbassato di 50 euro il prezzo. Dai, perché nella bacheca c'è Einstein? Non voglio sapere. Quindi, assegniamo lui. E assegniamo il nostro autobus, senza la cigna di turbo trasmissione del cazzo. Ok. Accidenti sbloccato. Apri noi il calendario e salta 2 giorni in avanti.
Ma che allena? Uno, no, uno e due. Sì. L'ordine è stato completato con successo del tuo dipendente, ora apre la gestione della flotta nel menu dei veicoli. Ok. Sta andando che è una meraviglia, guarda. Menu dei veicoli, ok. Sto dipendente utilizzato il veicolo per l'ordine precedente. Clicca sul riguardo per assegnargli nuovamente il veicolo. Questa funzione è disponibile solo se un veicolo non è attualmente in uso in officina. Altrimenti dovrai aspettare fino a quando il veicolo sarà nuovamente disponibile. Ok. Però qua dobbiamo fare la C, dobbiamo cambiare la cinghietta pezzo ideale. Perché? Cioè, danno carrozzeria 27%. Disponibilità adesso, 53.000 vale adesso. LS non mi piace, mettiamo Vasari culo. Ok. Ok. Cosa devo fare qua? Passano, officina. Ok. Devo, no, passano. Apre la gestione della flotta nel menu veicoli. Ok. Flotta. Che devo fare? Non devo venderlo. Aspetta, forse non ho capito io. Il tuo dipendente ha utilizzato il clicca sul riguardo per assegnargli nuovamente il veicolo. Oh, ok. Vediamo. Ok. Ottieni un nuovo ordine da solo. In che senso? Ci sono ordini che restano permanentemente. Questi sono contrassegnati con il simbolo dell'infinito. Gli ordini senza questo simbolo sono ordini di una tantum e riappaiono occasionalmente. Linea 22, stavolta. Facciamolo, no? Riapri il programma e assegnati un veicolo a te stesso come conducente. Ma non ce l'ho. Effettivamente no, però. Mi prendo questo di nuovo. Ok. Fum. Apri il calendario e salta al prossimo appuntamento. Facciamo l'ultimo, raga. Capito che voi è piaciuto, io ci sto soffrendo maledettamente, no? Che ore si sono fatte? Già, incredibile, meno 20. Dall'una che giochiamo a sta merda. Via! Peccato, è buggatissimo, fatto con il culo. Io aumento di 100 euro lo stipendio al mio collaboratore. Guarda, mi ha messo l'autobus giusto. Bravo! Bravo, sento pure il display, ma non sono capace a farlo funzionare. Aspetto. F9. Sai cos'è? Questo è uno di quei giochi che... Ho sbagliato. Questo è uno di quei giochi che... Se fatti bene hanno un grande potenziale. Peccato che sono tutti fatti male. Quello che si avvicina di più alla, non dico perfezione, l'unico gioco decente di simulatore di autobus è Bus Simulator. Diciamo che è fatto bene. Ora voglio vedere Bus Simulator 21 che esce quest'anno. Come sarà? Però non c'è un gioco come Euro Truck gli autobus, peccato. Theodore, traffico in culo la prospettiva. La crisp, ciao Costa, a stasera. Che cazzo, ma dove sta fermo? Cazzo di minchia, sto guardando!
Ok. Cioè, ma che cazzo mi stupisco più di sta merda? Sto... Affone. Ma non ho la fila della minchia, cioè. Bello, esatto. Ciao, Affone. Dio santo, sei un mopolato. Lo. Lu. Sì. Ciao Abbone, come stai? Ma sparisco e poi ritorno della sedia! F9. Io non ho parole, raga. Accendi il climatizzatore con G. Vaffanculo, tu la G. Addio, ora ho paura di vederli scendere di nuovo questo. Allora, ricordatevi, sono saliti qua. Adesso probabilmente nessuno di loro scenderà per accavallarsi ad altre 50 persone. Mentre io sto tagliando per i campi. Mi sto correndo il fegato su sta giacca. Dio mio, quanto pesantissimo, mamma mia. Sembra che lo stia spingendo io. Tra l'altro ragazzi, stasera c'è il talk delle sigle, mi raccomando. Ore 21 probabilmente, sul canale di Talkami questo. Poi vi aspetto domani con la puntata 6 di Super Mario Odyssey. Sono contento che vi stia piacendo quel gioco, mi sta piacendo anche a me rigiocarlo. No, 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 puttana, puttana! Bartolini! Dio santo! Oddio, non avete visto nulla voi, eh? Cosa cazzo è sta cosa? Fatta che non sta... Posto di bus simulator prossima settimana 9 forse piuttosto. No, no, che cazzo ti fermi? È fatto proprio comparire, sì. Detto domani mi dovrebbe. Bartolini mi deve portare sta ciabatta. Chi cazzo è? Ferramenta Odin. Dove vado? Dovrebbe portarmi sta nuova ciabatta. Se ritorno. Fa funzionare tutto. Attento lì, dovrei stampare una cosa ma non posso. Ciao Ricky! Io finisco sto viaggio e chiudo. Frena, 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 frena. Che cazzo di rumore, guarda, non fa mai così, no? Dove vado? Dove vado? Dove... Va bene! Non mi stupisco, raga. Faccio entrare questa strada io. Eccoci qua. Adesso che succede? Non scenderà nessuno, ovviamente. Fanno soltanto salire. Aspetta, ma se io apro anche la porta? Io se apro F10, che succede? Ah, scendono, ok. Non prima non ha fatto l'animazione della discesa.
Ok. Quanto lenta la signora. Vabbè. Andiamo a lasciare questo e ce ne andiamo. Castillo Caleta de Fuste. No, praticamente non ha fatto l'uscita, si sa, semplicemente. Chi è? Ristorante Steakhouse Aberdeen. Prima non ha fatto proprio l'animazione dell'uscita. Questo è tutto qua. Criminale di merda. Fermati! Coglioniti di merda. Sono ingombrante? Fermati! No. Come nella vita reale, purtroppo. No, non ispiro grossa fiducia, dovrebbero cagarsi e fermarsi 20 km prima. Ricordati, Abbone, l'autobus è più grosso di te. Non ha paura a metterti sotto. Rotatoria. Casino. Ce la faccio. Poi non ho nemmeno gli specchietti, ho. Puttana! Mi sono portato mezzo guardrail. Va bene. Che poi al massimo si spacca il guardrail, non. Ma sono dettagli. Andiamo a lasciare sti esseri viventi qua e poi ci disconnettiamo. Alla fine abbiamo più o meno capito com'è sto gioco. Non si può, non. No, non si riesce a capire. Si deve andare a vedere nei danni di carrozzeria. Non fa votare. Porca troia, quanto veloce! Minchia, minchia! Mamma mia! Ho le mani ghiacciate. Finita sta live. Di qua. Mi faceva schifo. La rotatoria, rotatoria, rotata. Ripassiamo di qua. Diamo, no, di qua. Ma quale vuoto? Dove? Ma che. Ma dai! Aspetta la gatta, è termosinfonica! Ma che. Riesa? No, con sto gioco di merda, vi prego! No, con sto gioco di merda! No, dai! Io volevo chiudere con me devolone di chiudere sto gioco! Non puoi costringermi, Riesa, ti prego! Ti prego! Sto pesantando tantissimo. Benvenuti ragazzi, grazie Lesa comunque.
Ma non c'è più il navigatore! Dove sto andando? Dove sto andando? Grazie comunque, benvenuti ragazzi. Ok, spuntato. S1000 per il raid, benvenuti ragazzi. Scusate se non vi sto ringraziando al momento. Ho dei problemi tecnici con un gioco fatto male. Comunque grazie. Ora fatevi arrivare e poi vi saluto meglio. Io stavo dicendo, guarda, voglio chiudere prima che ci possa essere qualcuno che mi raidi. Porca miseria. Sempre bello Twitch che non porta i raid a volte. Ma mi sta rifacendo fare la stessa strada! Non è possibile! Perché? Perché mi fa salire e scendere? Salire e scendere, sto portando la gente 20 volte. Allora, fatemi fermare un minuto, io le cose devo fare giuste. Grazie Trump, Brenno, Parquet e un ammazza caffè. Grazie mille per il follow, grazie di nuovo all'ESA per il ride, grazie alle per il follow. Non c'è un drago più super piccolo. Chiara, io mi fermo. Questo gioco tanto non ha fisica, andate tranquilli. Le auto tampone non spariscono totalmente. Non dare a Laser idee per fare sto gioco in live dai Thermos, che fa veramente schifo sto gioco. Ne gioco di simulativi, minchia, ma questo è veramente orribile. No, Iano, non sto giocando col volante. Magari, non ce l'ho il volante perché non posso, non ho dove metterlo. Sto giocando con mouse e tastiera. Ma il problema è che rispetto a tanti altri simulativi, Chiara, grazie per il follow. Lo faccio fare a Mark, lo so. Lo fate fare a Mark. Mark non guida come Laser. Laser è peggio di Mark. Grazie comunque Chiara. Gioco con mouse e tastiera, così come, ripeto, è la prima volta che sto giocando questo gioco, ragazzi. Lo sto provando in live adesso per la prima volta. Quindi diciamo non sapevo cosa cosa andavo incontro. Se giochi simulativi come Bus Simulator 18 o Euro Truck, io li gioco con sempre mouse e tastiera, perché hai molti più comandi rispetto al pad o al volante stesso. Anche se l'ho detto quando ho giocato Dirt Rally 2, mi piacerebbe avere un volante. E dove devo andare? Qua sotto no? Quindi è qua. Ok, questo gioco dovete sapere una cosa, servono i tasti F9 e F10. Culo tonno! Grazie per il fuoco. Eccoci. Guarda che... stavo... No! Andare giù! Stavamo parlando più di una volta. Potrei fare la combo volante e tastiera. Sì. Se avessi lo spazio dovrei mettere tutte e due cose. Per chi è arrivato per la prima volta qua deve sapere che io ho ancora... Non so quanti di voi hanno ancora una postazione così. Ho una scrivania con il cassettino che entra e esce per mouse e tastiera. Quindi io non potrei nemmeno volendo fare la combo mouse tastiera, mouse volante, mouse tastiera volante, perché non posso. Ora io dove premo? Come faccio? No, non è questa la freccia. Ok, adesso ragazzi, siete arrivati per la magia. Siete arrivati con la magia. F9 ed F10. Io esco. No, esco. La gente esce così. Ma quelli sono tre nella stessa cosa. Aspetta che questi sembrano palesemente staccati. Scusami. Dio santo. Di solito faccio giochi più seri, ragazzi. Mi dispiace, veramente. Dov'è? Io non ho parole. Adesso stiamo 10 minuti qui che siete... Forse Gatta ha portato Tourist Bus. Mi sembra di sì o qualcosa di simile. No, Chiara, perché questo gioco è già tutto... è un virus già tutto suo.
non ha bisogno di norme. Che se è normale che la gente spunta dalla... da dove? Non so. Ok. 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 Deve svuotare. Sono scesi tutti, ok, grazie. Porca miseria che gioco. Non c'è nemmeno una mascherina perché qui è un ambiente troppo... Come zero punti esperienza, scusami. Io, vabbè, vabbè, andiamo. Questo gioco mi è stato regalato da Moreno, mannaggia lui, quando non ha le mani, non se le deve mettere dove sono io. A parte che quel coso vola, quell'idrante è palesemente in aria. Quanto devi mettere? Non è lasciato nessuno alle... diceva quello? No, beh, è un... rispetto a Bus Simulator 18 è un simulativo più di... porca miseria, di bus di linea turistico, cioè nel senso che tu parti da un punto A e arrivi a un punto B senza fermate intermedie. Invece il Bus Simulator ha le fermate, che è una linea urbana. Questa è l'unica differenza. Adesso noi dobbiamo andare a posarlo sto caramma. Esatto, tipo Flixbus. O tipo comunque qualsiasi esempio. Abbiamo iniziato facendo da qui all'aeroporto e viceversa. Quindi è A, B. Fermate almeno al momento non ce ne sono. Ah, questa è la sede. Non ditemi perché così. Parcheggia nel cortile ed esce il tuo veicolo. Ok, guarda, io lo lascio qua però. Ma ok, sì, grazie Lesa. Io ti ringrazio Lesa per avermi portato a farmi conoscere con questo bellissimo gioco. Ma non è possibile! C'è niente che possa tamponare la cosa qua, eh? Ma vedi che... Ah, ok. Toccato un palo, ma no. Ok. F9. Ma non si vede. Allora, aspettate, eh. Fatemi fare la cosa giusta. Dove, ditemi voi, in quella telecamera posteriore, dov'è il palo? Come faccio io a vedere, facendo manovra, a capire dov'è il palo? Ok? Giriamo sto volante. Perché non ho gli specchietti? Non so. Teodoro, manovrami questo. Ok. Ciao Paolo, com'è? Ok. L'ho passato il palo, ok? Il cassonetto della differenziata! Grazie al vino quello buono che dona per farmi fare una live di City Skyline. Ciao Lobby! C'è un problema grosso, mi sono bloccato tantissimo. Okay. Aspetta, aspetta, dai, ce la sto facendo. Più o meno, da. Ok. Da, io lo lascerei qua. Spegni. Ma sta camminando ancora. Ok. Adesso, visto che non posso chiudere perché Elisa aveva portato, mannaggia lui, in attimo di chiusura, vi esperinè. Se si chiude io andrei. Non si chiude. Vabbè, non l'ho parcheggiato male alla fine. Pensavo per... Grazie. Andiamo, andiamo in azienda. Azienda. Una casa, una parabola, lampadelli di dubbio gusto. Le porte si aprono sbattendosi. Apri di nuovo il programma e assegna questo ordine permanente a un tuo dipendente. Sì, bravo, sbologniamolo. Programma. Dopo aver completato con successo, mica, sterminando carrozzerie e pali della luce, verrà verificato. Ora puoi assegnare un dipendente a quest'ordine. Che bellezza. Quindi noi dobbiamo fare così. Io sono Giorgio Vasari. Questo qua. Okay.
Grazie ragazzi comunque per il fatto di cioè, sta donando dei punti per un gioco che io non voglio fare. Vi ringrazio, vi voglio bene tantissimo. Ok, vai all'altro computer. È un po' generico, vai all'altro computer. Questo qua. Fatto, ne approfitto. Io scusate perché io sono una persona schifosa. Nel senso che siete arrivati, alcuni mi conoscono, altri no. Io ringraziando di nuovo Lesi, io sono Enrico 85. Io faccio live quasi tutti i pomeriggi alle 3, dalle 13 fino alle 15 circa, e la sera dalle 21, 21:30 fino alle 22:30. Cosa faccio qui? Da giochi simulativi a giochi della Switch a cose di dubbio gusto. Faccio schifo, come dice Lezza, assolutamente. Lezza lo sta dicendo con il pacco, non so di che. Faccio parte dei Controlemme, un gruppo di simpatici idioti che streamano su Twitch. Niente, tutto qua. Mi sono preso questa è una presentazione bella, adesso sicuramente scapperete dopo questo. Allora, clicca sul pulsante per visualizzare il tuo assortimento di snack e bevande prelegite Twitch. Attenzione ragazzi, ora si inizia a mangiare. Cliccando su questo pulsante potrai visualizzare la quantità attuale dei pezzi di cambio per riparazione del tuo veicolo. Oh! Acqua, limonata, cola, birra, barrette di cioccolato, noccioline, salame e patatine. Ok, io devo comprare delle cinghie trapezoidali, ragazzi, perché il mio autobus penso stia cedendo. Vai allo schedario, subito. Contratti. Clicca su questi pulsanti per vedere diversi tipi di contratti. Posso scegliere tra l'assicurazione del veicolo. Minchia. Assicurazione contro perdite per fallimento ordine dovuto a personale malato. Contratti per il wifi a bordo dei tuoi veicoli, contratti per consegne di pezzi di carro. Quanto elaborato? Fatto col culo il gioco, no? Cliccando su questo pulsante potrai passare alla colonna dei contratti conclusi. Specifico tanto. Clicca su questo pulsante per andare alla sezione relativa alle offerte contrattuali. Non è brutto. Aspetta. Nicola, non è brutto, scusami. Ho perso tempo a leggerti il nick perché sei giallo chiaro e io uso la modalità chiara, quindi scusami Nicola. Non è male, ne stavamo parlando prima. Non è brutto. Il problema cos'è? Come purtroppo il 90% di giochi simulativi di autobus, più che altro, perché Eurotruck per dire è ben articolato ed è fatto anche bene, ma come per il 90% dei giochi di autobus, che io, essendo che lavoro comunque nel campo degli autobus, provo. Che comunque è il mio lavoro in vita reale, più o meno, cioè, voglio provarli. A parte Bus Simulator 18, che voi avete visto anche da Liesa, quindi dai termosifoni, e quindi se vi ricordate più o meno com'è, quello è uno dei giochi, secondo me, migliori di simulatore autobus. Rispetto a tutto questo, sembra bello, il problema è bug. Cioè, veramente buggato, perché non lo so perché, vabbè, non ci investono tanto su giochi del genere, che uno può dire, ma chi se lo compra? C'è un gioco simulativo di autobus, c'è una cosa Eurotruck, giri l'Europa, eccetera, 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 quindi eccetera, eccetera. Non è che guido, Chiara, io lavoro nell'azienda di trasporto della mia città. Adesso no, per via del Covid da un anno e purtroppo non lavoro. Quindi sono comunque con loro, anche se non sto lavorando. Io lavoro di più, il mio lavoro, io faccio controllore di biglietti nel servizio urbano, lavoro in ufficio quando mi chiamano. Scusatemi. Lavoro in ufficio, quindi con le persone, abbonamenti, eccetera, eccetera, gli autisti, cioè faccio un po' di tutto, quindi questo ambiente lo conosco. Comunque, se volete sapere, io sono siciliano, sono di Cefalù, provincia di Palermo. Quindi, comunque, sono pure in una località turistica, quindi anche con i turisti, meno male, ci lavoro, c'ho che fare. Sia sugli autobus, sia in ufficio. Oh, OMS l'hai provato? No? Non l'ho provato, devo essere. A meno che non mi ricordo l'acronimo, quindi chiedo scusa. Cosa dobbiamo fare intanto? Mentre adesso vediamo un pochettino. L'assicurazione, ok. Cinghia trapezoidale. Ne voglio una. Ok, no, accetta.
Clicca su un contatto esistente per modificarlo o annullarlo, ok? Sotto contratto. Ok, vai alla calcolatrice. Ma va bene! Vai nella calcolatrice. Perché è tutto? Evita Cefalù come la peste. I Teodor? Sai cosa ti evito su Discord appena ci. Finanze. Cliccando questo pulsante riceverai una panoramica di entrata e spesa attuale. Se vuoi vedere maggiori dettagli sulle tue entrate o spese, clicca sul pulsante corrispondente. Questi pulsanti ti consentono di ricevere nuovi prestiti o dare un'occhiata ai tuoi prestiti attuali. Ok. 129.000. La mia azienda ha 129.082,20 euro di budget. Entrate complessive 201. 72.400 euro di spese. Minchia. Debito di residuo di meno 203.400. Ok, stiamo fallendo. Palesemente fallendo. Sono entrati in 7 giorni 1.500 euro, più spesi 3.000. Yes. Vabbè. Che palle. Sono cresciuto a Palermo, quindi più o meno so come si guida giù. Ah, hai visto. Quindi conosci l'ambiente del siculo, diciamo. Non vado a Palermo da 20 anni e ci disto 70 km, quindi. È un'azienda Florida, anche Canada. No? Scusa. E devo chiedere un prestito? No, ce l'ho un prestito. Scusa, no. No, cosa ho fatto? Su, vai alla bacheca in questa stanza. Troppo generico. Troppo generico. Oltre a voi, grazie per il follow. Non ci andrò più super ricco. Questo pulsante ti fornirà una panoramica della tua prestazione personale e della tua compagnia. Clicca su questo pulsante per vedere il rapporto. La gente vuol vedere giocare, però, non vuole finanziare. Allora, c'ho gente che vuol vedere autobus che si schiantano. Io vivo a Nord, ma periodicamente torno per ingrassare. Buono. Dove sei adesso, Chiara, se posso permettermi di chiedere? Io sono venuto a Nord, a Milano, per l'ultima Games Week che c'è stata, purtroppo, quella del 2019, per la prima volta. Ma tutti veneti siete, raga! Cioè, io ho a che fare con troppi veneti. Cioè, c'è una concentrazione di veneti incredibile su Twitch e sui miei gruppi, in piena pianura. Ah. Sto circondato di veneti su TeamSpeak, su. Sei svizzero, Mazzaraffa? Culo, tu sei sardo? C'ho Riki Shimalu io del gruppo dei Control che è sardo. Ah, bene, bene. Sì, no, lo so, Chiara, nel senso, con quale probabilità di persone trovo venete, anche se non sono venete? Cioè, io ho metà gruppo veneto, Riki Shimalu, che ripeto, un altro componente del Control M, che è sardo. Nicola, grazie per il follow. Svizzero non 9, brava, Luigi. E allora, passare inter tutti, tour completati, eccetera, eccetera. Quindi questo momento produttivo è una cavolata. No. No, vabbè. Hai conosciuto Riki Shimalu dal vivo? Anche io l'ho toccato tutto quando ci siamo incontrati. Quando si è andata alla Games Week. Essendo Riki fa parte del mio gruppo dei Control M. Tant'altro è andato via poco fa, è andato a fare la spesa. Vai fuori oltre il cortile ed entra in officina, ok. No, cos'è questo? La stanza è chiusa. Sono tutti su Twitch. Ma sì, ma sì. Anzi, Twitch è cresciuto veramente tanto, anche con la pandemia. Come si entra? Twitch è cresciuto veramente tanto. Io sono. Questo è il mio quinto anno su Twitch. Quindi, diciamo, io frequento Twitch dal 2015. Infatti, ad esempio, i primi canali che ho seguito sono Yotobi, Termos, Gatto. Se non sbaglio, anche Multiplayer. Quando forse ancora non streamava, perché ci acquistavo i giochi su Multiplayer, e mi ricordo questo. Questo loro sono i quattro canali Twitch che seguo sin dall'inizio.
Ho iniziato a streamare nel 2016, non ho una data precisa. Riparazione dell'autobus. E streamavo con la 0,80 di upload. Praticamente peggio di quando streamava Lesa con TTT nei tempi di Only Get It Small. Io ero peggio. Forse Lesa aveva un po' più di connessione in upload. Io ero 0,80. Fatto 2 anni di giocare solo a The Binding of Isaac ed Hearthstone. E ora sono arrivato a questi risultati e non mi posso veramente lamentare. Lezzami. No, non è un esempio negativo. No, no, non mi permetto mai. Poi con Lezza ho una certa confidenza, quindi posso pure permettermi di insultarlo, quel cretino. Che bei tempi il codettone di Lezza. TTT tutti i giorni alle 20. Con quei quadretti di. Bei tempi, nel senso che bei tempi, cioè nel senso non che erano belli per come streamava, ma cioè, ricordarsi queste cose. Un elenco di veicoli che necessitano di riparazione verrà visualizzato qui. Clicca su un veicolo per vedere più opzioni. Ok. Clicca su un pulsante centrale, clicca sul pulsante destro. Per effettuare una riparazione bisogna di meccanici per la tua officina. Però pure un. Ok. Che succede, Chiaro? Lezza è preso sempre come esempio negativo, però in positivo. Sì, TTT era divertente. Capisco che poi uno giustamente vuole pure staccarsi da un po' dai soliti giochi. Anche io tento sempre di fare in lei giochi diversi e non portare sempre gli stessi giochi. Perché ad esempio io mi immedesimo molto in voi che guardate Twitch. Cioè se voi vedete sempre una persona. Parlo anche di me, non parlo in generale. Se vedete sempre una persona che fa sempre lo stesso gioco, prima o poi vi stufate. E come mi stufo anche io, sia di vedere che di fare. Se io dovessi fare un gioco, prendo un esempio su un gioco che io gioco molto offline e che ho portato anche tanto sul mio canale. Se dovessi portare sempre Overwatch in live, voi vi stufate prima o poi. Ma prima o poi mi stuferò anche io. E poi che faccio? Perdo, io invece tento di portare non qualità mai, nel mio canale mai qualità, però tento di portarvi giochi diversi. Overwatch non lo faccio perché Lesia mi reporta a Twitch e non voglio essere bannato al momento, quindi. La qualità c'ha cotta il cazzo, esatto. Condizione, mentre parlicchiamo. Danni alla carrozzeria, non ho personale, ok? E quindi? Infatti lei sta tranquillo, me lo gioco io, Overwatch, tranquillo. Per i fatti miei, posso pubblicarmi le clip su Instagram, Lesa, me lo permetti? Danno dell'86%, ok? Io non l'ho mai fatto quel gioco, Chiara. Però al momento ho un po' di giochi che sto programmati in schedule. Anzi, se volete, se magari iniziate a seguirmi un po' di più, se volete essere aggiornati sulla schedule, eccetera, eccetera, io ho un canale Telegram dove scrivo solo io, quindi non vi rompo i coglioni. Dove pubblico la schedule settimanale, i giochi che faccio, gli orari che faccio. Se siete aggiornati su quello che faccio su questo canale. Se volete, ci joinate. Semplicemente un canale dove io vi informo sui giochi. Abbiamo pure un canale dove stiamo in contatto tutti, che è il canale The Control M, che racchiude tutti e 7 canali del gruppo con cui faccio parte, dove parliamo. Se volete, potete pure entrare lì, ma lì dovete chiedere un moderatore. Però dico, mi avete appena conosciuto, quindi ripeto, già è tanto che avete donato punti e vi ringrazio, perché non è da tutti entrare in un canale nuovo e. Vabbè che di tanto i punti da me, figurate, siete appena arrivati, dite, vabbè che ci facciamo, anche che non c'è un granché, però. Danno alla carrozzeria, quindi che devo fare io qui, adesso? Devo chiudere, riparazione esterna. Ok, posso riparare all'esterno, io farei. Guarda, cambia la carrozzeria, sto appuntando in officina 16. Minchia, quale puntualità devo farlo? 16 giugno 2020, cerca di essere lì col tuo veicolo non più tardi alle 13. Va bene. E grazie comunque che state donando, ragazzi. Gentilissimi. Ah, dovrei tecnicamente. Ok, adesso non ho i nomi, quindi. Se
sarà poi chi sarà in chat per quella live di Cities Skyline. Ognuno di voi che sarà in live durante quella live di Cities Skyline avrà una via, no, una via. Quindi sarete artefici del fallimento della città che creerò. Devo fare. Entra nella tua macchina. Subito. Subito. Quanto grosso sto garage. Grazie Ale Curo per aver donato. Io sbatto su. Entra nella mia macchina, inteso di. Oh! Siete testimoni voi! C'è scritto tua macchina, non autobus, eh? Ciao Witch! Ci sentiamo su Rust noi, probabilmente. La mia macchina, ha detto, quindi io entro qua. L'espansione. Apri la mappa. Con M. Per impostare un waypoint, clicco su un'icona della mappa. Attenzione, non si può fare durante un ordine attivo. Cerca il simbolo del garage e cliccaci sopra. Quindi chiudi di nuovo la mappa. Ma aspetta, ma con la mia macchina, quindi. Non ho capito se ci devo andare con la mia o con l'autobus. Dov'è la mappa? Come si chiama sto? Fuerteventura. Alle Canarie siamo, ok. Ok, proprietà industriale. Oceano Atlantico, ok. Guarda che grande la mappa. Sol de Lobos. Boh, raga. No, qui sono. Ah, la Sicilia, no, Gianfi. Ti banno. Vabbè. Via. Io ci vado con l'auto. Ma io credo dovrei andarci col. Quindi. Via! Dio santo, è inguidabile sto coso. Guarda, vi faccio vedere, arriverò là. No, ma era l'autobus. Ma c'è scritto. Entra in macchina. Caspita! E non c'è nessuno, dai! Con quale freccia? Ah, sto gioco anche le musiche, ma avendo paura per il copyright le ho tolte. Sai com'è? Fidarsi è bene, non fidarsi di lei, è sempre pronto a segnalare. Non lo so se è vera, dovrebbe esistere realmente se fa parte delle Canarie. Bisogna vedere se l'isola è vera, il nome è vero. È vero, bene. Porca miseria. È talmente simulativo che devo muovermi con la mia auto pure, cioè. Ok, quindi io dovrei andare adesso lì a prendere cosa? Qualcosa? Ci frena dopo 30 anni. Io ho premuto 10 minuti fa il tasto per frenare. Non ricordo perché ha un'isola. Un'isola si è ottima. Ah! Quel gioco non posso mai giocare. Curo, ti assicuro che io di solito guido meglio di così. In vita reale. Quel poco che guido l'auto, perché alla fine. Poi spoiler, ho guidato meglio gli autobus che la mia macchina stessa, ma quello è un altro discorso. Criminale! Ma non ti devi fermare in rotatoria! Voi state guardando che il volante che gira di continuo, raga, io non lo sto premendo. Si sta muovendo da solo sto coso. Cioè, è bellissima. Grande Playas. Dovremmo essere quasi arrivati ormai. Perché ti sposti da solo, visuale? Porca miseria, porca miseria! Ok, dopo 10 minuti ha frenato. Io sto facendo fatica a guidare. Ecco, là c'è un casino. Perché non c'è l'accento, quindi è un casino. Giusto? Ah, chi è? Casino Octario ho scoperto. Guarda, culo, prima è successo. Chi è? Spiaggia. Va bene. Porca. Ci ho fatto il pelo. Prima è successo che io con l'autobus ho tamponato un'auto. L'auto si è messa in mezzo alla strada. L'altra.
mi ha superato, se l'è presa in pieno, si blocca e continua ad andare avanti spingendola fino a far sparire l'auto. Cioè, ora vediamo che succede quando riprenderò il bus in mano, perché mai siete qua, vi faccio vedere anche un viaggio, anche tanto non ho nulla da fare. Siete venuti qui per vedere uno che guida un'auto? Sì, come nella vita vera. Salve. Come nella vita vera, quando c'è un ingoco spariscono. Puff. Quanto sto viaggiando? E io sono convinto che sto facendo un viaggio inutile, perché come auto secondo me loro intendevano autobus. Visto che ho tradotto. Un attimo. Ok, scusate ragazzi. Che da me entrano ancora con. Io busso perché rispetto alla tua privacy, ma uso la mia per entrare con. Avete capito? Giustamente l'ingoco si forma e che devi aspettare che spariscono quelli davanti. E quindi sparisce. Ci sta. Papà di team, esatto, avete capito la cheat. E poi non è autorità di parte, ma è la mia zia. Ok. Non togliti la notifica di Steam che non vedo se devo andare dritto o no. Okay. C'era una persona che ha avviato un gioco 2 volte. Mi si è totalmente coperta la mappa. Qui se sbaglio mi fa fare il giro dei santi. Veramente lontana sta cosa. Che poi che turismo devo fare qui in mezzo alla sabbia? Bene. Non supero. È lontanissima. Va bene. Mi sono visto morto, letteralmente morto. Adesso salgo. Santo Dio! Ok. Tutto a posto. Non sono fatto nulla. Riesco a salire adesso. Sì! Puttana! Ma allora! Ma tu fermi state! Posso? Grazie. Ok. Va bene, andiamo. Oddio, che disastro! Che disastro è successo! Non avete visto nulla! Ok? Tutto sparito! Chi ti sta tamponando da dietro? 60 fps sta girando adesso. Troppo disastro, eh? Guardando i termos imparo da leggere, ragazzi. Io, che volete che vi dica? Devo girare! Con la Y accendo la freccia. Ma tecnicamente non dovrebbe contare questo. Questa è la mia auto privata. Non, se me la mette nel conto dell'azienda. Una truffa legalizzata allo Stato. Garage Wars, prossimamente su D-Max. Guida fino al garage, signorina Padre Francesco. Quale? Qui? Parcheggia nel cortile e usci dal veicolo. Parcheggia nel cortile e usco immediatamente dal veicolo. Ok. È l'ufficio del garage. Che caspita d'ufficio.
usci dal veicolo. Proprietà industriale. Per espandere la tua flotta devi acquistare dei garage. Se sei guadagnato abbastanza soldi, no, puoi acquistare ed espandere qui questi garage. Non hai abbastanza soldi per acquistare questa proprietà per avere per i parcheggi aggiuntivi. Prezzo di 205. Perché hai fatto venire qui fino a qui, quindi? Apri nuovo la mappa. Clicca sul pulsante viaggio rapido. Clicca sull'icona del tuo ufficio. Durante la partita riceverai punti abilità quando sei di livello. Ok. Signorino parla francese, esatto. Quindi facciamo così. Mio ufficio. Che è? Dove? Dov'è l'icona del mio ufficio? A parte, vabbè, lasciamo stare, non so cosa intendono per ufficio loro. Appartamenti Caracolito. la viaggio rapido. Eccolo qua, ufficio. Tasto da, ufficio. Sì, ti prego, perché qui stermino con. Puoi frenare all'istante a tutta forza premendo due volte il tasto del freno. È una sonora bugia quello che sto leggendo. Il cruise control manterrà la tua velocità attuale, si disabiliterà durante la frenata e si può sovrascrivere. Come si sovrascrive un cruise control? Entra nella tua macchina. Perché? L'alloggio. Mi spieghi perché devo entrare di nuovo nella mia macchina? Perché devo acquistare alloggio adesso. Ma che gioco è? C. Fum. Guida fino ad Antigua. Ok. Mappa. Ma è lontanissimo. Ma dai, ma perché sta cosa? Ma giusto giusto ora, c'ho gente che mi sta guardando. Ma sono diventato pure venditore di appartamenti adesso. Ma togliti dagli stop! È un posto simulato in cui fai mille cose tranne che guidare il bus. Esatto! A parte pure tenere la strada e non riesco a tenerla mai nella vita. Ripeto, è il peggior gioco simulativo di guida che abbia mai giocato io. Rotatorio. Cioè, è di una pesantezza, ve lo giuro ragazzi, è pesante come gioco. Cioè, pesante. Senti proprio la pesantezza del mezzo. Per il momento. C'è di peggio, Cesar. Io ho paura. Che di peggio non è una cosa abbiamo visto noi qua. Niente. Totalmente nulla. Si sale. Vediamo di far veloce. Se non mi fa fare altro, ragazzi, mi spiace. Cioè, nel senso. Cioè, io pure vorrei guidare l'autobus. Per cui però. Quel cartello era brutto, un cartello di SOP. Non c'è un'opzione per regolare la velocità in cui le ruote tornano dritte? No! No, Neo! Cioè, poi ripeto, può esserci, ma ho voluto fare sto esperimento di fare il gioco live con voi per la prima volta. Quindi, finita sta live, se lo porterò di nuovo. Cosa purtroppo probabile, che purtroppo è piaciuto, aggiungo purtroppo, e ridico purtroppo. Me lo studio bene come comandi, metterò il retarder nei comandi del mouse, come facevo su Eurotruck, vedrò di sistemare qualcosina, che non credo si faccia così schifo veramente. Ed è nel film dei Simpson il cartello di sotto, sì. Più o meno l'ambientazione non era questa, ma era più o meno nel punto vuoto del. Perché qui, allora, vi spiego, quello che ho potuto leggere durante qui il gioco, io potevo pure dare del vitto e alloggio agli autisti che non vivono vicino. Quindi, ovviamente, adesso io sto andando a vedere l'alloggio, che sembra il programma di Rai 2 dopo il collegio, c'è cioè l'alloggio, dove probabilmente dare alloggio ai miei dipendenti. Secondo me, ora lo scopriremo. Insieme! Posso distrarmi? Un minuto. Gioco. Oddio, effettivamente se premo ta 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 ta, lui frena. Siamo arrivati però, vedi, appartamenti Caracolito.
Caracolica renale. Che sono? 1:30 già sono. Sono in live da quanto? 2:30. No! Va bene? Via, 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 via! Scappiamo! No! Porca dai, che palle! Non si può così. Non si può così. Non ti dico! È attrappato! Non ho capito cosa è successo. Va bene. Chi è? Sì, negozio di mobili. Pure il negozio di mobili. Ragazzi, l'ho fatto per farvi leggere il cartello. Adesso non è Riser. Non c'è déjà vu come. Salute Riser. Vabbè. Vadi, ragioniere. Letteralmente inguidabile. Come stai, Riser? Come va? Come sono andati i bot oggi? Siamo arrivati. Appartamento antico. Ok. Parcheggio nel cortile e usci dal veicolo. Ma dove? Dove devo quale cortile? Grazie, Dio. Scusami. Allora, aspetta. Parcheggio nel cortile. Sei in panciolle, bravo. Io adesso tra un po' vado a fare merenda. È un cortile questo, vero? Vai a casa. Era qua. Ma sì, boh, è parcheggiata bene, vai tranquillo. Questa è casa mia? Entra, no. Ma dai, qua, scusami. Ok. Ah, qua c'è una porta. No? Non capire. C'è scritto qua? Buone fragole. Salta. Ah, il vialetto di casa. Scusami. Spino. Ho visto favela soffia coietti. Ah, di qua devo andare. Se vedi questo simbolo sulla mappa, significa che hai scoperto un appartamento o una casa che puoi acquistare per te stesso. Dopo l'acquisto vedrai questa icona sulla mappa e avrai attivato un nuovo punto per il viaggio rapido. Ora clicca su compra. Non devi far comprare. Compra. Yeah! Casa! Entra in appartamento. Dopo aver acquisito la tua prima proprietà, potrai arredare. Ma che gioco è? Scusami, è Tourist Bus Simulator. Ok? Non vita reale simulator. Che vuol dire devo pure arredare la casa? In un gioco dove dovevi guidare autobus. Clicca sui campi di interazione mostrati per acquistare diversi elementi d'arredo e altre cose. Cose. Sull'isola puoi trovare altri immobili in vendita. Guadagni abbastanza denaro per acquistare proprietà più grandi e più lussuose. Se vuoi che i campi di interazione siano visibili solo nelle immediate vicinanze, cerca la scatola dei fusibili. Possiedo una proprietà là. Se vuoi che i campi di interazione siano visibili solo nelle immediate vicinanze, cerca la scatola dei fusibili. Hai ricevuto un punto abilità. Apri il menu dei punti abilità tramite il tuo smartphone per usare il punto. Ma quante cose. In cima poi. Vabbè, io raga, io non ho parole. Selezione dei punti di viaggio rapido. Hai anche la possibilità di riacquistare tutti i punti abilità cliccando su questo pulsante. Internet caffè, sì, ma totalmente un gioco di fuori di quello che io dovevo prendere. Livello attuale, punto abilità. Ok. E il mio ufficio dov'è?
Qua dovrebbe essere. No. Vabbè, io devo fare quindi. Accetta selezione. I punti di vittoria possono essere riscattati con dei punti per viaggiare. Usa la mappa. Ma io volevo il mio ufficio come viaggio rapido, ma non mi conviene. No, vabbè, mettiamo lì e buonanotte, dai. Voglio anche. Ok, dopo potrai espandere la tua flotta su numerosissime case e perfino guide turistiche. Wow. Mentre raccogli altre esperienze ed esplori l'isola, avrai accesso a nuovi tipi di ordini. Navette! Ok. Grazie, espanderemo. Cambia carta da pranzo. Io voglio la luce. Punto primo. Cambia tavolo da pranzo. Ma che caspita di gioco è? Guarda, non so cosa sia. Ma a parte non c'è nulla. Ok, un termosifone. E questi ci sono sempre. Nelle case. Cambia scrivania. Ma. Ah, no, siccome non c'è nulla. Che schifo di. Via, andiamoci. Cosa cazzo sto combinando qua? Ok, cosa devo fare adesso io? Ah, questa fila è tutta perché ho parcheggiato male. Ok. Posso usare il viaggio rapido adesso, anche se mi darà l'aeroporto. Pianificazione, calendario, mappa. Oddio, ti prego, fammi fare una cosa che sia un viaggio. Uno. E ora non me lo fa, visto? Cioè, mi fa fare il viaggio rapido qua. Scusami, Teodor, eh? Se voglio fare un gioco che. Perché non mi ha fatto selezionare prima l'ufficio, però. Adesso però mi fa selezionare questo. Proviamo a vedere che succede. Lo sapevi che DLC? Hanno pure dei DLC sto gioco? Fernbus Simulator dovrei averlo. Dovrebbe essere quello di Flixbus. Ce l'ho, mi sembra. Guarda, effettivamente ve lo devo portare pure quel gioco. Che era anche tecnicamente migliore di quella di sti giochi. Andiamo in ufficio. Andiamo in ufficio, se c'è un viaggio lo faccio. Però altrimenti chiudiamo qui, ragazzi. Guarda, non andare in retromarcia stamattina. Ah, per fatto della fila, ok. Scusami, così imparano. Spettatoria, non mai fatta così, quindi non prendete esempio da me, ragazzi. Usate sempre le rotatorie nel senso giusto, ossia antiorario. Ce la faccio a fare un viaggio prima di chiudere la live, eh? Non voglio vedere più l'isola. Guarda che derrapata. Su due ruote. È una rover. Ma perché sono fatte col culetto le texture? Cioè nel senso che non hanno una. Porca miseria! No, di nuovo come. Tic tac. E mo? Come risolviamo questa faccenda, Lesa? Alt F4, direi, no? E mo?
Va bene, ragazzi, che bello. Mo? E niente, vediamo che posso fare. Perché deve finire così? Anche quando l'ho provato, è finito così. Autosalvataggio. La tieni come stufa? Cosa? Sì, Alt F4 per chiamare i caratteri. Perché sono per la d'arte moderna, autosuggerimento. Oddio. Riproviamo. Vai indietro! Non mi segnala la mappa. Che devo. Ok. Ci riproviamo! Scusatemi, ragazzi, so che è maleducazione parlare con noi. Ha dovuto prendermi due tic tac perché così smaltisco il nervoso. Mollica, se vuoi me ne vado. Se vuoi chiudo. Dio, di nuovo! Non è possibile due volte su due. No, Molly. Non chiudo. Anzi, appena ci vediamo sul disco, ho dato il ban. No, scherzo. Ti voglio bene, Molly, sappilo. Cosa chiedo? Cosa mi sono perso? È finito di lavorare, Mollica. Io che non vivo più di un... Ma porca miseria, caspita, è successo. Allora, posso andare a 10 km orari perché qui sotto sti paracosi non parlano nulla? Alle 5 è la ripetizione di storia. Bello. Non è qua sotto! Non è qua sotto! Non è qua sotto! Ma che caspita! Cosa c'è? Tiro. Cosa ho sbagliato? Ma adesso mi dice che è qua sotto la. Ma sei scemo, se no! No, andiamo dritto! Perché stai facendo fare questa strada così lunga? Ricalcolami il percorso! Raga, non mi ricalcola il percorso. Ok, me l'ha ricalcolato. Mentiroso, spiegami il mentiroso, il pettiroso. No, vabbè, sì, dai, raga, non calpestate le aiole con l'auto. Però capite che io ho una certa età, sono una persona anziana e due ore di sto gioco mi stanno facendo un po'. Si chiama qualsiasi gioco simulativo che abbia a che fare con le auto. Da poco anche Dirt Rally ce l'ho. Parcheggio perfetto. Allora, se c'è un viaggio lo facciamo. Perché così vi faccio pure vedere effettivamente il gioco completo. Cioè, perché voi siete arrivati che vedevate scendere delle persone di dubbia ordine. Ok, abbiamo nuovo ordine. Bene. Facciamoli, dai, facciamoli. Facciamo un viaggio da 2 ore e 5. No, non voglio farlo troppo lungo, ragazzi, perché 2 ore e 25. Questo paga 2100. Vi faccio un viaggio che già ho fatto, però almeno vi faccio vedere. E facciamo linea 22. Sono uguali questi, scusa. Però questo paga 1740, giorno 16. Questo è giorno 13. Facciamo questo. Lo faccio io con quest'autobus, è l'unico che ho. Ok. Adesso saltiamo col calendario al giorno del viaggio, che è l'indomani. Facciamo questo viaggio e vi faccio vedere finalmente come sto gioco, come è giusto che sia, e poi vi saluto e vi ringrazio. Non dico Forza Roma a basso Lazio perché è una battuta, ma è vecchio. Si accende con la E. Si accende con la E.
senti la potenza dell'autobus. Vi avviso che l'autobus esiste veramente in vita reale. È un autobus realmente prodotto. Accendiamo il display. Linea 22. C'è un display dove spunta solo il numero, perché sono stati capaci a fare la destinazione. Aria condizionata era con la G. Yes. La radio la teniamo spenta perché è copyright, per sicurezza. Che poi tra l'altro ho paura del copyright, ma la sigla finale, ho cambiato la sigla finale, visto che ci sono i nuovi badge dei sub, ho dovuto cambiare, ho cambiato tutto caduta libera. Ok ragazzi, non c'è più la sigla finale di caduta libera. Tu togliti dalle balle! Ok, ci sarà una nuova sigla. Perché devo passare per queste strade così strette? Dice, perché non accendi le frecce? Perché sono in tasti veramente scomodi. No, Molly, perché voglio far vedere il gioco e andarcene. Frena! No, frena. Aspetta, il parcheggio giusto, non vi lamentate. Signori! Ecco qua. Buongiorno! Dio santo che si clippano! Guarda quei due! Perché deve clipparsi l'universo? Ora loro vanno fino in fondo. Quale faccia tu? Tu! Hanno quattro texture in croce sti persone. Tu sei mezzo pelato, vabbè. Via! Posso passare? Sì? No? Allora, la precedenza è di solito del mezzo pubblico. Di solito, dovrebbe essere così. Ma tante se lo dimentico. Tutti col telefono, ovviamente. Perché... giriamo. Qui faremo molta, con calma e attenzione. Talmente calma, attenzione che già abbiamo preso. Siamo sterrati. Questo essendo così non ci sono fermate adesso. Io dovrò andare direttamente al punto B, come vi avevo detto. Quindi è più un simulativo di un'azienda di turismo o di transfert. Transfert è quella tipologia di viaggio che tu prendi delle persone per lasciarle e non riprenderle più. Tipo dall'hotel all'aeroporto o dall'aeroporto all'hotel. Quindi questo può essere... No, non è un bus navetta. Bus navetta è un autobus che fa sempre soltanto quella linea lì. Cioè nel senso, che so, ospedale, parcheggio, ospedale. Quello è un bus navetta. Centro storico, parcheggio. Quello è un bus navetta. Se in un'azienda ti capita un transfert, ti dicono un transfert, è di solito dall'hotel all'aeroporto o dall'hotel al traghetto, che so, Messina, da noi. Così, quello è un transfert, è diverso da navetta. Tu non stai fermo mai! Ok. No, 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 la navetta è diversa! Servizio navetta è un diverso. È un po' come un servizio urbano circolare e un servizio urbano normale. Servizio urbano circolare è un autobus urbano che ti fa una circolare, ossia da un punto allo stesso punto, come può essere da me a Cefalù, che le linee urbane fanno dal capolinea di lungomare e ritorno, fanno il percorso e ritornano al capolinea di lungomare. Quello è una circolare. Invece una linea urbana normale è una linea che fa punto A, punto B, più tutte le fermate internet. Dobbiamo girare a sinistra. Però non sta frenando mai. E mo? Ce la faccio senza tamponate? No, ovviamente. Ma non c'è nessuno dietro. Ma tu sei una... Ora, tu spiegami perché sei qua. Ok,
Che cazzo ci fai qua se io ero già qua? E mo? Raga, niente, io vi saluto, vi ringrazio. Sì, Alan. Alan. E mo? Togliti. Stiamo peggiorando la situazione. Guardate che faccio. Scusa, non si deve fare, eh? Però, per il bene della live, tu devi stare fermo! Non ce la faccio. Volevo passare qua, non ce la faccio. No, sì, non c'è casino. Sono autista moderno. Scusami, devo sbloccare. Vedi, così si sistema tutto. Visto? E che ci volevo? Oh. Oh, hai visto? Nick, se vuoi me ne vado. Che dici? Va bene. Stai fermo, stai, fammi passare. Nick, se vuoi io stacco. Ci sono problemi qua. Vabbè, io ormai è finita. Sto viaggio è andato a non posso dire dove. Ma dov'è la fermata? Di nuovo qua. Ok, là. L'ho saltata passando sul marciapiede. Mamma mia. Ok ragazzi, dovete vedere, questo è come non giocare un simulativo. Ma ti devi fermare. Ti devi fermare. A parte che se apro la porta non. Facciamo un po' di FDF. Tanto salgono e dovrebbero scendere la gente, so. Dio santo. Cosa vuoi tu? Perché sei fermo? Cosa vuoi? Ok, possiamo andarcene. Vi prego, finiamo questa agonia. Ricky, la gente ama tanto sto gioco che lo sto tirando avanti. Non ci posso fare nulla. Sì, sto per chiudere tanto. Appena arrivo. E qui devo per forza prendere il marciapiede se non voglio essere. Se non voglio. Poi le strade sono fatte troppo piccole. Di che cosa c'è? Una TV. Un negozio di TV c'è. Ma quindi secondo loro io adesso dovrei prendere la mia auto, girare per la città e andare a fare spese per casa. Bah. No, 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 no! Però dai, però, raga, dai, non è possibile. Cioè, questo mi vede, ma esce, passa totalmente. No, 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 no. Non frena, non fa, non va. Non va, non va. Io devo fare le rotatorie così, poi. Tanto la corsia devo pagarla io, chi se ne fa? Devo provare la prossima volta col... Devo provare la prossima volta a disinstallarlo sto gioco. Con il pad. Ho fatto milioni di euro di danni oggi. Dai, dai! Rimetta a posto la spesa. Usci la spesa, Ricky. Usci la spesa. E non si dice esci la spesa. Psst. Intanto le sospensioni si sistemano, fanno... Psst. No, più che le sospensioni...
questa era l'aria in eccesso del sistema. Ah, spara. La valvola di, era la valvola di sfogo delle bombole. Che raramente le fanno sentire nei giochi. Non cambiamo il visuale all'ultimo. Porca, 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 porca. Stai fermo. Grazie Alsfab per aver donato. Cos'è successo? Cos'è stato quel rumore? Grazie anche ai vostri donazioni, siamo arrivati a buon punto per fare sto gioco City Skyline in live. Nuova partita, ovviamente non quella di che avevo iniziato. No, 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 che cado giù, è finito. Se cado giù è finita. Ti prego. Cado giù è finita. Siamo mai arrivati alla fine di... Ah, ma sono i freni. Non mi dire che simula l'usura delle pastiglie dei freni. Perché non ci credo che sia questo il rumore. Game of the Year, dice, esatto. Cioè, non ci credo sia questo. Però è possibile. Signori, siamo arrivati. Quella cazzo di auto come è parcheggiata? Eccoci. Si scende, signori. Non lo cappotto, dai, dai. Con quale... Ma sta muovendo un... Ma non sta muovendo mai il coso nel telefono. Sparito. Dio santo. È sparito ed è andato a 100. Che bello. Bello, veramente bello. Raga. Tutte le frate sono... Nessun passeggero è stato lasciato alla fermata. Che culo. Incidenti 10. Autovelox 0. Che bello. 17% di valutazione. Ok, adesso io devo ritornare in ufficio. Non mi ha messo. Ce l'ho fatta. Madonna. Ok, praticamente questo prima live l'abbiamo giocato un po' così, ragazzi. Se ci sarà una seconda live di sto gioco, purtroppo la farò. Vedrò di sistemare un po' tutti i comandi e fare bene. Che qui si deve progredire, più che altro. Va bene, che ore sono? Le 4. Signori! Io lo lascio qui sto corso, caramba. F9 per aprire la porta. Andiamo in ufficio, si salva. Chiudo la porta. Corriamo. Sì, io ho sempre 0 punti esperienza. Questo gioco mi dà grande soddisfazione. Fammi vedere. Veicoli 69. La carrozzeria non esiste più per il gioco? Ah, bene. Bene. E che sarà mai? Carrozzeria non serve nel 2021. Cambio condizione del freno. Fatemi salvare nel salvataggio giusto. E dov'è? Salva. Salva. Che bel gioco. Fatale di flip, esatto. Va bene, ragazzi. Io stavolta vi lascio qua. Usciamo dal gioco. Webcam. Se appena esce dal gioco, ovviamente. No, prima della webcam, aspetta. Ok. Sparito? No! Come si esce da sto... di qua? Di qua.
Ah, sono pure te. Ok, webcam. Signori, vedete la mia brutta faccia? Io vi ringrazio veramente di cuore per esserci stati. Ringrazio Lesa per il ride, ringrazio tutti voi che siete arrivati da Ride the Thermos per avermi followato e per aver scritto, mi ha fatto piacere. Spero che questa live vi sia piaciuta. Che dire, grazie ancora. Io vi aspetto domani alle 13, domani alle 13:30, sesto episodio di Super Mario Odyssey. Io lunedì, mercoledì e venerdì gioco la serie il pomeriggio e vedete Super Mario Odyssey al momento. Martedì e giovedì a luna faccio giochi random. Martedì sera, venerdì sera e sabato sera faccio altri giochi che non hanno una serie. Quindi, cioè, per dire, quindi potete seguirmi tranquillamente senza che abbia dei giochi dietro, visto che ripeto la serie la faccio soltanto il giorno. Io vi raido delle belle persone, ragazzi. Se volete, passate da, anche se è da PlayStation, però va benissimo così. Mi porto le Full Metal Lobby e fanno Dark Soul. Che dire, grazie a tutti voi, veramente, di cuore. Niente, se volete, vi aspetto domani alle 13:30. Venerdì inizio mezz'ora dopo. Vabbè. Alle 13:30 e domani sera alle 20:30. Aspetta, ve lo dico subito. Ve lo dico subito. Che non mi ricordo la schedule mia, figuriamoci. Figurateci che cazzo di streamer che sono. Ok, domani alle 13:30 con Super Mario Odyssey e domani alle 20:30 ad oltranza, probabilmente con Super Mario 35. Commettiamo, pronostichiamo. JD! Grazie Graziella, grazie a quello che passa. JD! Perfetto. Ok, quindi questo è il programma di domani. Signori, del voto dei Full Metal Lobby. Sigla finale per i nuovi, la sigla finale del mio canale. Moreno, voglio chiudere io. Moreno, posso? Non, no, voglio chiudere. Grazie, ciao Moreno. La sigla finale del mio canale sono i giochi che io faccio in questo periodo. Quindi, durante la sigla finale avete pure un riassunto di quello che vedete sul mio canale. Full Metal Lobby, signori, salutateli, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per esserci stati. E al e Thermos, nella veste del buon Lesa per il raid. Sigla! Ammazzo Kishimaru. Questo zio Kishimaru. La prossima.